Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Sono le 9.33 minuti in questo istante di oggi, mercoledì 1 febbraio. Ci siamo lasciati alle spalle questo gennaio lungo e insomma febbraio è iniziato, non so se nel migliore dei modi, insomma finalmente piove, si dice finalmente piove, piovigina, insomma un po' di umidità, così dicono che comunque finalmente, perché insomma abbiamo avuto tanti giorni di bel tempo che ben venga, ma porta, lo sapete benissimo, tutti i suoi problemi. PM10 alle stelle, l'abbiamo sentito nell'edizione di questa mattina del telegiornale, un dato che mi ha colpito: 172 microgrammi ad Arese, cioè veramente. Abbiamo avuto settimana scorsa il consigliere comunale di Arese Pandolfi al telefono, lo sentiremo anche quest'oggi, perché è veramente una situazione davvero drammatica e interessante quella di Arese. Ma torniamo invece in città, quest'oggi parliamo di un municipio. Sapete che stiamo facendo questo giro, una volta si diceva il giro delle sette chiese, ecco, noi facciamo il giro dei 9 municipi. Siamo arrivati al, non stiamo andando in ordine, l'altro ieri eravamo municipio 1, quest'oggi passiamo al municipio 6 e ci è venuto a trovare, siamo ben contenti di averlo qui ospite in studio con noi, Sergio Miazzi, vicepresidente del municipio 6. Grazie mille vicepresidente di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie agli spettatori e grazie per l'invito. Ma guardi, siamo solo contenti di insomma invitare questa importante istituzione che sono i municipi qui a parlare con noi, ma soprattutto a farsi conoscere, a parlare con i cittadini, perché insomma, ahimè, mi viene da dire, sono ancora un po' sconosciuti questi municipi a molti, oppure qualcosa sta cambiando. Partiamo però prima da dov'è il municipio 6, qual è il municipio 6? Il municipio 6 è tutto il pezzo che riguarda la Barona, Giambellino, Lorenteggio, salendo fino a Papiniano, quindi un pezzo della Darsena, dei Navigli. Insomma, un municipio abbastanza grosso. Abbastanza grosso, abbastanza popoloso, immagino. Abbastanza popoloso e molto eterogeneo, nel senso che appunto Lo dicevamo spesso, insomma, tutti i municipi sono abbastanza eterogenei perché partono dalle periferie più lontane e arrivano a ridosso del centro storico. Sono tutti a spicchio, sì. Voi avete veramente però una gran parte in realtà di non centro storico, ma in realtà centro storico appena fuori dai famosi bastioni, comunque appunto la cerchia dei Navigli. Sì, è proprio così, nel senso che da Giambellino, se vuoi andare in Piazza Duomo, con 10 minuti arrivi in Piazza Duomo, quindi è molto vicino al centro città, è proprio uno dei municipi più vicini forse. Com'è governare una zona così eterogenea e che veramente si va, diciamo, cioè voi andate da Corsico, confinate con Bucinasco e Corsico, assolutamente, fino appunto alla Darsena? Allora, intanto bisogna tenere in considerazione che è faticoso in questo momento. Ma in genere l'azione di governo è sempre faticosa, non diciamo che... Municipio 6 conta, ultime stime, 177.000 abitanti, circa quasi, quindi... teniamo in considerazione che, se non vado a sbagliare, Savona ne ha 70.000. No, infatti, sto pensando anche a comuni dell'Interland, esatto. a colleghi che sarebbero vice sindaci, ecco, di comuni... Più di un comune, anzi, lei fa, credo, con Aredo, Sette Milanese, qualche comune lì, le possiamo mettere insieme, non arriviamo a 100.000. Ecco, quindi è sostanzialmente una città in una città, e quindi nella metropoli appunto di Milano, quindi le difficoltà sono poi quelle note, no? La gestione banalmente dei rifiuti, i sistemi di sicurezza, insomma... Diciamo che tutti il lavoro non ci manca, ecco, non, da quel punto di vista siamo molto impegnati e quindi... Ecco, cosa può fare però un municipio? Nel senso, lei oltretutto era consigliere anche quando c'erano le zone, giusto? Quindi confermo. Ha visto questo passaggio di questa storica, ce la vendono come una riforma epocale, è veramente così oppure diciamo la verità? Ma no, direi che dunque gli intenti ovviamente erano quelli di riformare, di dare ovviamente ai consigli di zona. Devo fare una considerazione, sì, in realtà, perché bisognerebbe poi riuscire a narrare con precisione gli avvenimenti. Negli anni 80 i consigli di zona avevano già un'autonomia,
erano già capaci, diciamo, di intervenire nei municipi, allora consigli di zona, allora 20 zone, la nostra era per esempio un pezzo da 17 perché la Barone era fuori, me lo ricordo perfettamente, ero ragazzino, e voglio dire, da quel punto di vista già gli operatori che erano i consiglieri lavoravano con delle autonomie per l'epoca assolutamente all'avanguardia, riuscivano a riparare autonomamente nelle scuole i vetri rotti piuttosto che, quindi c'erano già le autonomie. Dopodiché, voglio dire, sono passati i governi e sono arrivati altri governi e hanno deciso, secondo me sbagliando, di togliere e depotenziare i consigli di zona. E quindi siamo arrivati a un certo punto dove ci siamo trovati ad avere una struttura alla quale i cittadini venivano a reclamare delle cose, e l'unica cosa che potevi dirgli è dire sì, sono perfettamente al corrente, ma non posso fare granché. E ci sembrava una cosa assolutamente inutile. E da qui ovviamente si è pensato, ma già questo diciamo con il governo Pisapia, di poter portare un'innovazione, quindi dare più potere ai consigli di zona. Poi dopo c'è stata tutta la legge che, insomma, del Rio, eccetera, eccetera, e quindi si è arrivata sostanzialmente a fare i municipi. Il municipio è ovviamente oggi un impianto in costruzione, non è pronto. Uh-huh. È un impianto che piano piano dovrà essere costruito e dovrà essere costruito nel tempo. Stiamo mettendo i primi mattoncini e ci auguriamo ovviamente prima della fine della legislatura di poter consegnare ai cittadini, a tutti quanti, un municipio in grado di poter diciamo essere importante per i cittadini. Insomma. Ecco, rimaniamo sul tema appunto dei poteri e delle possibilità che ha un municipio. Una delle critiche che viene mossa più spesso è quella del aver fatto questi municipi come dei piccoli, appunto, giunte comunali, quindi con un sindaco, diciamo, del municipio che è il presidente del municipio, e questi assessori, questi famigerati magnifici quattro, che devono governare il municipio. Facendo questo, molti lamentano, ovviamente quelli dell'opposizione di solito, che il consiglio municipale ormai è praticamente inutile, non c'è più motivo di esistere. Ma no, anzi, io credo che non sia così. Uh-huh. Lo dicevo poc'anzi, è ovvio che ci si debba in qualche maniera calibrare, no? Su quali sono le funzioni del consiglio, quali sono le funzioni della commissione, quali sono le funzioni degli assessori, quindi della giunta, no? E come dicevo, è tutto un lavoro in progress che noi dovremmo fare e che ci dovremmo calibrare. Io credo che invece sicuramente a livello, diciamo così, è stato depotenziato il consiglio. Del resto mi sembra di capire e di ricordare che andiamo pari passo col consiglio comunale, cioè è la medesima, diciamo, operazione, no? Quindi la stessa identica funzione al consiglio municipale e anche al consiglio comunale. Ovviamente il lavoro dei consiglieri è cambiato e quindi anche quello dovrà essere un motivo di essere un pochino in qualche maniera rinnovato, sì. e in qualche maniera ritrovato, insomma. Tra municipi vi sentite, vi trovate, avete dei momenti di scambio? Perché immagino che, insomma, sia un momento in cui tutti i municipi vanno un po' a tentoni su certe situazioni, invece qualcuno ha trovato magari la soluzione, allora è giusto che magari venga condivisa con chi, con gli altri municipi di Milano. No, non, sì, assolutamente sì, ci si sente su delle questioni che magari possono capitare borderline. Infatti, diciamo. Immagino, appunto, infatti, quindi, sì, sì, no, assolutamente ci si sente. Devo dire, io personalmente ho un rapporto anche, diciamo, buono con altri assessori di municipi che, per esempio, non sono del centro-sinistra. Perché credo che in realtà noi siamo lì per governare dei processi, e siamo lì al servizio dei cittadini. E le campagne elettorali si fanno, si finiscono e poi si governa. E quando si fatto ad esempio della campagna elettorale diretta del presidente del municipio, la trovo una cosa interessante, oppure forse un po' troppo poi personalizzata e quindi un po' troppo politica, un po' troppo partitica? Ma diciamo che con l'avvento del governatore in generale si è un po', diciamo, iniettato questo seme, no? Che è la persona, il singolo e... a scapito del collettivo, e questo è un po' un trend che ultimamente è in qualche maniera emerso. Tuttavia credo che, per esempio, sui municipi effettivamente il presidente candidato è anche magari una persona che è conosciuta e quindi è molto più vicino ai cittadini, proprio perché ovviamente, essendo magari del municipio, ha una visione un pochino più attenta.
Bene, allora ci stiamo seguendo appunto dal municipio. Adesso abbiamo detto quali sono le regole, qual è il regolamento del municipio. Entriamo invece un po' più nello specifico di che cosa succede nel vostro municipio, nel municipio 6. So che state facendo, ad esempio, tutto un lavoro molto importante sul discorso dei rifiuti abbandonati. Ah, sì. Che sappiamo essere un problema soprattutto nelle zone poi più periferiche. E voi appunto avete anche molte zone appunto dove insomma, si potrebbero nascere anche discariche abusive, zone in cui proprio vengono rilasciati rifiuti. Cosa può fare e che cosa sta facendo il municipio 6? Allora, intanto vorrei fare un appello, e voi credo che me lo possiate consentire, un appello ai cittadini. Ci sono le riciclerie per poter gratuitamente potete andare a depositare i vostri rifiuti ingombranti e non. Tutto, ne avete una forse? Ne abbiamo una appunto in zona. Ed è un, secondo me, una modalità civile per appunto convivere. Diciamolo, sono riciclerie gratuite. Assolutamente gratuite. Non pagare niente. Assolutamente gratuite, non solo. AMSA ha un numero verde, ha un sito internet. Si può telefonare, addirittura vengono a casa a ritirare il rifiuto ingombrante. Vengono a casa gratuitamente a ritirare. Frigoriferi, televisori. Frigoriferi, televisori, tutto quello. Lavatrici, qualcosa di gigante. Tutto, basta che telefonate, vi mette, veniamo martedì, AMSA, è lì, fuori, ritira. Non si paga nulla. È un servizio, voglio dire, importantissimo che io credo una città di Milano ha e credo che debba essere in qualche maniera promosso. E poi sì, io per esempio in qualità anche di assessore all'ambiente sono fermamente convinto che i deturpatori, io li chiamo così, dell'ambiente debbano essere sconfitti, perché trovare a fianco i cestini spazzatura di casa perché non vogliono fare la differenziata credo che sia un metodo incivile che in una città civile non può continuare, così come chi abbandona una strada di divani e quant'altro. Noi abbiamo fatto un primo passo molto piccolo, forse non sufficiente, però tanto l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle lettere dove invitiamo i cittadini, appunto, come il mio appello di poco fa, e nello stesso tempo abbiamo detto loro che è nostra intenzione combattere questi tipi di fenomeni, cercando di far capire loro che è importante la differenziata, è importante per tutti, per l'ambiente ma anche per il vivere civile di tutti i cittadini, che non mi sembra corretto possono uscire di casa e trovare immondizia da tutte le parti. Questo credo che sia. Questo è solo un inizio, lo voglio proprio diciamo in qualche maniera mettere in risalto, in grassetto. È solo un inizio, continueremo e ci auguriamo di poter in qualche maniera alleviare questo tipo di fenomeno. Ecco, un altro tema diciamo sul banco della città in realtà, che però poi rivede anche il municipio 6 interessato in prima persona, è quello di scali ferroviari. Voi avete la zona di Porta Genova, lo scalo ferroviario, tra parentesi, dove già in questo momento è in atto un intervento perché il ponte degli artisti è stato chiuso, e quindi con Ferrovie state facendo un intervento interessante. E appunto le volevo chiedere di questo intervento, modalità, tempi, se sia qualcosa di questo passaggio che verrà aperto per raggiungere Porta Genova da via Tortona, via Savona. E appunto scali ferroviari, a che punto siamo? Che idea vi siete fatti voi del municipio 6? Una bella massa critica. È una bella, sì. Allora, intanto Ponte degli Artisti, così diamo anche magari delle informazioni utili. Ponte degli Artisti è stato chiuso perché abbiamo rilevato, insieme all'assessore Rabaiotti, che quel ponte era purtroppo aveva dei problemi strutturali, quindi ovviamente giustamente l'assessore ha dovuto intervenuti per fortuna assolutamente tempo. Per fortuna in tempo abbiamo fatto delle manutenzioni straordinarie, cose che si deve che dobbiamo fare, fortunatamente si sono fatte, quindi abbiamo rilevato questo tipo di problema. Chiuso il ponte, a quel punto quello era un punto effettivamente d'accesso per centinaia di cittadini che transitavano dalla stazione di Porta Genova per salire verso Tortona e zone limitrofe. E quindi a questo punto abbiamo operato l'assessore Rabaiotti, l'assessore Granelli con Ferrovie dello Stato, e in tempi molto rapidi, devo dire, Ferrovie dello Stato si è messa a disposizione e ha iniziato i lavori per fare un passaggio rasoterra poco più avanti in prossimità della via Bobbio. Dove ovviamente ci sarà un pertugio, mettiamolo così, molto bello, molto grazioso e fatto bene anche a livello architettonico,
che darà modo ai cittadini di poter usufruire lo stesso il passaggio, nell'attesa appunto che il ponte poi verrà in qualche maniera riparato. E da lì ovviamente la connessione è tutto il pezzo degli scali ferroviari. Noi abbiamo il pezzo, per esempio, da San Cristoforo, Piazza Tirana, sino a Porta Genova, dove il progetto, dove l'idea era appunto, tra virgolette, il fiume verde. E quindi questo grandissimo passaggio che portava da San Cristoforo con un'idea ciclopedonale e anche legata, per esempio, al footing, legata, voglio Tipo dire, famose a... Greenway come Sì, New è York, questo, no? Parigi, Sì, ne abbiamo assolutamente viste sì. E tantissime. Anche questo Milano avrebbe era... la sua in zona 6. E questo era un po', diciamo, questo tipo di impianto che avevano, sì, era pensato di poter portare avanti. Ovviamente adesso vedremo l'iter degli scali ferroviari, ci auguriamo, ma stiamo lavorando e lavoreremo con i cittadini su questo pezzo. Cioè, l'idea che, voglio dire, l'amministrazione, il municipio, ecco, e qui la validità del municipio. La validità del municipio sta proprio anche nel coinvolgere i cittadini su delle decisioni che in qualche maniera sono dei cittadini. Su quel pezzo lì noi siamo pronti come municipio. Il presidente Santominiti su questa cosa ha fatto, diciamo, anche, voglio dire, dal punto di vista della sua candidatura, un fiore all'occhiello, il fatto di coinvolgere i cittadini su delle decisioni importanti e saranno coinvolti per vedere assieme cosa si può fare, insomma. Allora, faccio un attimo una virgola. Com'è coinvolgere i cittadini? Nel senso, la cittadinanza come risponde? Sono sempre i soliti noti che rispondono a ogni appello, oppure qualche timido si fa vedere? Ma sì, diciamo che c'è un po' tutto, no? Non è sempre uguale. Solitamente Perché sappiamo che ogni quartiere ha l'urbanista di riferimento, l'ecologista di riferimento, ogni quartiere così ce l'abbiamo anche noi, qua a San Siro, ce l'abbiamo in qualsiasi quartiere così. noi E dobbiamo tenere in ben considerazione che venga. poi, sì, dobbiamo tenere in considerazione che poi però dobbiamo fare sintesi. Io questo lo Ecco. dico sempre, sono un uomo abbastanza, diciamo, ma alla fine... Giusto. Sono anche della lista Sala, quindi insomma abbiamo Uomo del questa fare, idea. l'uomo del Sì, insomma, fare. adesso magari senza esagerare, Sappiamo. ma mi Beh, trovo nelle questo è troppe stato responsabilità. Però il suo sì, motto, no, no? Siamo. però se ci pensa è proprio così, no? Allora, la politica, io dico sempre che è il dono del dire e anche del fare. Cioè, quando la politica funziona, quando dice fa, perché in genere molto spesso la politica dice solo e il fare non si vede, quindi ovviamente poi c'è il blackout. No, io direi che i cittadini saranno coinvolti in tutte le forme che associazioni, comitati, liberi cittadini, coloro i quali vorranno ovviamente partecipare a questa azione. Alcune cose le abbiamo già fatte in altre circostanze, sono funzionate abbastanza bene. In linea di massima è vero che i comitati nascono per un problema, magari concentrato sotto casa e poi magari svaniscono. L'idea è anche un po' quella di coinvolgere lo stesso anche su un pezzettino, magari 15 metri un pochino più in là. Ecco, però direi che tuttavia se i cittadini sono sollecitati rispondono. Torniamo sempre a parlare di trasporti, l'M4 è uno dei grandi disagi, poi io aggiungo sempre, poi ne riparleremo quando saranno finiti i lavori, Sono che in questo d'accordo. momento affliggono il municipio 6, no? Come se fossero delle cavallette, no? Ecco, invece poi dopo, Sì. come Sì. sta andando? No, soprattutto, e capisco invece chi possa essere invece un po' così scettico sul discorso, appunto, commercianti, situazioni in cui, insomma, negozi che si trovano paratie davanti alla faccia e non hanno più accessi o comunque limitati. Ecco, come sta andando da questo punto di vista nel municipio? Allora, sì, sicuramente un disagio, no? Perché quando fai una metropolitana, diciamo che non è proprio un happy hour, è un impianto grosso, è una struttura ovviamente che serve a, diciamo, un'idea di lungimiranza proprio nei trasporti. Stavamo parlando prima dell'inquinamento a Milano e io credo che, voglio dire, Milano rispetto di altre città europee sta arrivando un pochino tardi, sebbene è la prima in Italia per i mezzi pubblici, insomma, Sì, però sia sono. per il rinnovo del parco dei mezzi, sia per le metropolitane, sia per la capacità, Questo voglio dire, di velocità nel portare. Insomma, questo credo che siano dei dati sì. In questo indiscutibili, caso essere non primi in possiamo neanche Italia non discutere. aiuta, però comunque, a Però livello europeo non tuttavia, aiuta. tuttavia, noi ci dobbiamo assolutamente agganciare all'Europa, dove Berlino, dove Londra, dove Monaco, hanno molte più linee metropolitane. Io credo che ovviamente il disagio c'è,
con i commercianti, tuttavia il dialogo è continuo, lo è stato prima, lo sarà anche dopo. Ci sono stati degli incentivi dati appunto per supportare un attimino le attività e quindi per cercare in qualche maniera di rinnovarsi e quindi cercare di stare al passo. È un impianto ovviamente che vedrà, adesso la dico così, da Lorenteggio a Linate in 15 minuti. Insomma. E quindi vuol dire che si accorcia la città, diciamo. E si accorcia la città, eh sì. Sì, è proprio così, si accorcia la città e ovviamente quando si parla di centro e periferie, se ovviamente non hai in qualche maniera l'accorciamento appunto delle linee per poter arrivare in centro, una periferia, è difficile provare. Ecco, mi dà l'assist, grazie, anche per, allora per una penultima domanda, siamo quasi in chiusura, ma un paio di domande ancora riusciamo a farle. A parte questa vicinanza fisica che si può avere tra la periferia e il centro, quindi velocizzando le linee, voi già comunque avete un tram importante, ad esempio dal Giambellino arrivava quasi fino appunto ai confini del centro storico, sì, che cosa si può fare però per rendere queste periferie un po' meno periferiche, diciamo, o meglio avvicinare il centro se no alle periferie? Ma io la vedo così. Anche perché lei poi è anche all'interno del municipio assessore alla cultura. Sì, 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 perché abbiamo ovviamente raggruppato un po' di deleghe, quindi siamo abbastanza impegnati. Io direi così. I trasporti è un elemento, no? Perché una città, voglio dire, capillare con i trasporti veloci, no? Uno si sposta. Dopodiché però ci sono delle iniziative, per esempio a livello culturale, che noi stiamo provando a mettere in campo. E lo stiamo facendo per esempio portando delle situazioni del centro, per esempio la presentazione, una conferenza sulla Pinacoteca Ambrosiana, okay, nel pezzettino, no? Pinacoteca Ambrosiana che è in centro, sì. Abbiamo pensato ovviamente opere stratosferiche all'interno, le portiamo in periferia e facciamo un convegno in periferia. Abbiamo fatto una cosa carina che è un libro che tutti i proventi saranno destinati ai terremotati di Amatrice. È un libro fatto da 13-14 autori sparsi per l'Italia che hanno deciso di mettersi con il computer e tramite computer hanno scritto delle storie. Hanno chiuso un libro e il Municipio VI l'ha presentato per la prima volta in Italia allo spazio 600 e per la prima volta gli autori si sono non siamo mai visti di persona, quindi addirittura diciamo siamo usciti dal centro, siamo andati Italia a prendere cose e le abbiamo portate in periferia. Ecco, adesso sono cose piccole, sia ben chiaro, ma che possono dare l'idea di cosa penso io di portare il centro nelle periferie, cioè proprio portare gli eventi dal centro alla periferia, anche gli eventi italiani. Ah, quindi senza dover sempre noi dover andare là, ma prendere quello che ce l'ha e lo portiamo qua e quindi in qualche maniera costringiamo, sì, diciamo, le persone, se vogliono assistere, a venire nelle periferie, che non quindi sono poi così brutte. Ma infatti, appunto, anzi, Giambellino ha una storia incredibile. Spazio 600, uno spazio bellissimo del municipio. Abbiamo anche Ex Fornace sulla Zana Naviglio. Insomma, abbiamo due strutture che funzionano come dei treni, sono sempre piene di eventi, mostre, convegni, presentazioni di libri. Ultimamente stiamo facendo molte presentazioni di libri. L'altro ieri ho avuto il piacere di poter presentare un libro insieme a un professore, sì, di Genova, che peraltro ho scoperto anche che è stato per sbaglio un mio professore a scuola, imbarazzo totale, non so. Però è stata una cosa carina, addirittura da Genova è venuto a Milano a presentare il proprio libro. Ecco, quindi anche una zona culturalmente viva, mi viene da dire. Assolutamente sì, e anche negli scorsi 5 ecco, anni. La domanda che viene da fare a un assessore della cultura, però che insomma mi è già capitato altre volte, abbiamo avuto qui, sì, Antonio Lubrano, già con lui abbiamo, sì, parlato ad esempio proprio di questa domanda, che cos'è la cultura? Io la vedo un po' così, cultura è tutto. Se noi parliamo di sport possiamo dire cultura allo sport, e allora lo sport lo voglio fare in maniera sana, con la giusta competizione, senza steroidi, è una cultura. Cultura all'alimentazione. La cultura non è solo guardare un quadro, è anche guardare un quadro, ma la cultura sono tante cose, la cultura al vivere insieme, la cultura all'ambiente, la cultura all'ambiente, per esempio. Ecco, per esempio, se ci fosse più cultura all'ambiente, io sono convinto che le persone non abbandonerebbero a fianco ai cestini la propria spazzatura. Ecco, noi dobbiamo lavorare, voglio dire, perché la cultura possa in qualche maniera essere a 360 gradi al servizio dei cittadini.
Ecco, allora, siamo in chiusura. Prima di chiudere, l'ultima domanda. Che cosa invece, adesso ormai sono quasi 2 anni, che, no, un anno e mezzo che siete al governo, più o meno, No, no, un in annetto realtà quasi, è un annetto quasi, no, giugno, quasi un giugno. annetto, quasi un annetto, e quindi tempo ne avete ancora, ovviamente non avete Sì. fatto ancora tutto, quello che avete promesso ai vostri elettori, che cosa però ha promesso di fare e riuscirà a fare entro la fine del suo mandato? Questa è una domanda, Eh beh, ho però ci bisogno sta, cioè nel di... senso è Anche perché poi ci dobbiamo giusto, rivedere, assolutamente sì, è per questo. controllare. Ma intanto finire ovviamente quello che abbiamo iniziato, c'è tutto il pezzo della riqualificazione Giambellino-Lorenteggio che non è una cosa banale, è un impianto grandissimo. Posso qui Sì. dire che il nostro intento è proprio quello di lavorare insieme, così come abbiamo fatto con Ferrovie. Faccio notare che l'impianto Giambellino-Lorenteggio, che in qualche maniera è stato confezionato alla scorsa consiliatura con l'ex presidente Rabaiotti e con l'assessore Daniela Benelli, ex assessore alla casa, che è stata molto attiva in questo tipo di progetto, ma poi abbiamo lavorato con attori, voglio dire, tra virgolette nemici, uso le virgolette nemici, che sono Regione Lombardia e ALER. Ah, Ma ok. quando c'è un problema, io penso che non ci debbano essere nemici. Noi siamo lì a fare l'interesse dei cittadini e quindi dobbiamo collaborare con tutti gli enti. E quello io credo che sia un impianto importante che in qualche maniera sia anche da sviluppare un'emorragia, essere capace di essere la Sì. strada maestra per poter risolvere tanti problemi. E per non eludere la domanda finale. A me piacerebbe, per esempio, migliorare tutti i parchi pubblici e cercare in qualche maniera, per esempio, di renderli Avete anche tanti vivi. Ne poi voi. abbiamo anche tanti, soprattutto i giardini, quelli abbandonati. Mi piacerebbe fare tanti giardini condivisi in modo tale che la popolazione possa in qualche maniera usufruire del suo pezzo di verde e quindi gestirlo in qualche maniera e quindi togliamo sostanzialmente dall'abbandono un giardino. Faccio notare che anche nella scorsa consiliatura uno l'abbiamo messo a segno, in questa consiliatura ne abbiamo un paio già nel mirino che ci auguriamo possano andare a buon fine. Uno dei due è tra l'altro con un impianto abbastanza importante che forse ne sentiremo anche parlare. Insomma, adesso non voglio sbilanciarmi Qual noi. è questo così Siamo importante? vicino a Via Giambellino. Ah, Siamo vicino a Via ok. Giambellino, un'area abbandonata da 50 anni, vediamo se riusciamo a dargli una sistemazione, sarebbe un motivo di grandissimo orgoglio, è un piccolo seme, voglio dire. Bene, va bene, noi la prendiamo non come una promessa, No, ma come un assolutamente, perché intento, no, io non, in come genere un'intenzione, no, sono diciamo, abituato a non ecco. Va fare bene, promesse, faccio delle perfetto. cose e poi vediamo La cosa prendiamo come succede. un'intenzione, staremo a vedere se poi la collaborazione con tutti quelli che tutti gli attori andrà a buon fine, ma insomma, Certo. sembra che il municipio 6 in questo non sia per niente incapace, anzi, sia molto bravo a fare da Ci collettore. proviamo. Insomma, questa cosa con Ferrovie dello Stato siete stati velocissimi e a breve avremo già risultati ottimi. Con Sì, direi che. Regione, Ale, Giambellino e Lenteggio avete fatto un ottimo lavoro, quindi insomma, sembra che Sì, devo dire la che collaborazione con gli ovviamente altri per funziona onestà, esatto, bene. per onestà del vero, non siamo gli unici attori, come è No, evidente, insomma, abbiamo avuto attori ma molto insomma, più importanti di noi, ma noi abbiamo fatto il come dire, nostro, per fare un giusto brutto film dirlo. basta anche un brutto attore, quindi Assolutamente sì. ci vuole veramente poco a rovinare Assolutamente. tutto. Assolutamente. Grazie Grazie a mille, voi grazie di tutti. essere qui con noi, Grazie. la È stato ringrazio un davvero, vero ci piacere. rivedremo presto. Volentieri, Va bene, grazie, grazie grazie, mille. grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, da questa mattina alle 7:30 in diretta con i nostri notiziari, poi in quest'ultima piacevole mezz'ora in compagnia del vicepresidente del Municipio 6 di Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30, sempre con l'informazione di Milano News, in diretta con largo spazio ai gruppi Facebook territoriali della città di Milano. Vi ricordo anzi di iscriverci, di mandarci le vostre segnalazioni per quello che insomma non funziona, ma anche per tutto quello che può funzionare e avete voglia di raccontare del vostro quartiere, del vostro municipio, della vostra zona, della vostra via. Io personalmente poi vi do appuntamento invece a domani mattina, ore 9:30, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci a tutti.